25 novembre, giornata contro la violenza sulle donne. Già nel 1979 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite aveva approvato la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne. 20 anni dopo, con la risoluzione 54-134, il 25 novembre viene proclamato Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, riconosciuta come violazione dei diritti fondamentali della persona. Ma il fenomeno rimane un problema diffuso in tutto il mondo. Solo 2 Stati su 3 hanno una normativa specifica. 37 paesi, viceversa, continuano ad esentare gli autori di stupro dall'azione penale in caso di matrimonio. I numeri della violenza di genere impongono di mettere in campo tutti gli strumenti in grado di invertire la rotta, anche attraverso testimonianze e la valorizzazione delle figure femminili che lentamente hanno contribuito a superare pregiudizi. La data odierna nasce dal ricordo di un triplice femminicidio avvenuto nel 1960 nella Repubblica Dominicana. In Italia il numero antiviolenza 1522, gratuito e accessibile senza interruzioni, è uno spazio protetto che accoglie segnalazioni e richieste d'aiuto. Le operatrici rispondono in 11 lingue.